caldo. Beh, con quest'ora di corsa. Un'ora e 5 minuti. Ah, è stato fantastico. Secondo me abbiamo esagerato. Ryan, io amo Londra. Penso che dovremmo ritornarci per la nostra luna di miele. Così potremmo visitarla meglio, fare delle spese e tutto con più calma. Che ne dici? Sì, non mi sembra una brutta idea. Allora è deciso. I primi 4 giorni, però, li passiamo tutti a letto, eh? Non mi sto lamentando. Ma dai, molle, di mattina. Lo champagne, dopo una corsa così lunga. Lo so, ho perso un sacco di liquidi. Dai, prendiamo. A noi. A Londra. Ti amo. Anch'io ti amo. Io di più. Ehi. Ehi. Non abbiamo tempo per farlo. Mio zio ci aspetta fra 2 ore, dobbiamo essere puntuali. È molto importante, ricordalo. Va bene. Senti, va bene. Perché non ti fai una doccia? D'accordo, perché no, se vieni con me. Ah, io sono distrutto. Dai, solo un minuto, vieni. Va bene, solo 5 minuti però, eh? Facciamo 10. Ti amo, Molly. Io di più, Ryan. Ryan, è una scrittura terribile, non capisco l'indirizzo. I famosi scarabocchi degli Asher. Se somiglia alla sua scrittura, sai che allegria. Dai, non può essere così male. Dopotutto ci ha mandato anche i biglietti per farci venire qui. E tu prima non l'hai mai conosciuto? No, mai. So solo che era un discreto artista. Perché hai detto era? Dove diavolo ci troviamo? Sulla carta non è segnato. Va a vedere. Ci siamo persi, navigatore. Proseguiamo dritto. È da quella parte. Intuito femminile. Mio Dio. Che cosa c'è? Rai. La solita emicrania. Vuoi che guidi io? No, va meglio. Rai, all'attacco! La polizia è già stata informata, venga. Mio Dio, devo andare. Sì.
si sente bene? È sotto shock. Mio marito si occuperà di lei, mia cara. Il signor Ryan se la caverà, si tranquillizzi. No, io non posso lasciarlo. No, vi prego, lasciatemi andare. Non posso lasciarlo solo. Non posso lasciarlo. Non posso lasciarlo. Io. C'erano quei bambini. È stato un incidente. Questo la farà sentire meglio. Grazie. Voi americani viaggiate sempre così carichi? Ecco, io faccio la parrucchiera a Los Angeles. Ho portato un po' di roba. Perché non si riposa un po'? Oddio, spero che lui stia bene. Non avete telefonato all'ospedale? Tutto si sistemerà per il meglio, non si agiti. Sta riposando, caro. Notizie di Ryan? Sì, ho appena sentito l'ospedale, signorina. Le ferite sono superficiali, poco più di una sbucciatura. Si rimetterà presto, molto presto. Grazie al cielo. Quando potrò vederlo? Ora è sotto anestetico. Il dottore dice che non deve ricevere visite prima di domani. Adesso si riposi. No, prima voglio andare da lui, sapere come sta. Prima... Ha sentito, sta bene. Penserà mio marito a darle ulteriori notizie. Lo zio del signor Ryan ha espresso il desiderio di cenare con lei. Ora dorma per un paio d'ore. Mia moglie la sveglierà. Si riposi, signorina. È meglio dare una buona impressione ai parenti. Grazie. Siete proprio gentili. C'è qualcosa che non va? Mi dispiace, non sapevo che... Mi dispiace. Molly. Molly. La cena, signorina McNulty.
Mi dispiace, signorina, ma l'abito che indossa non è adatto ad una cena dagli Asher. Perché no? Vede, il signor Roderick è particolarmente sensibile alla luce. Certi colori gli procurano dei terribili mal di testa. Lei mi permette di offrirle qualcosa di più adatto, vero? Va bene. Va bene. Si è messa del profumo? Sì, perché? Gli odori. Il signor Roderick ha una specie di allergia per gli odori forti. Oh, beh. Grazie, è molto bello. Chissà a chi apparteneva. Grazie. Vuoi metterlo anche tu? Siediti. Questo è più adatto per te. Guarda. Mister Roderick che vive solo? Sì, nonostante qui ci siano 24 camere. Questi sono i bambini che ho visto prima dell'incidente. Non è possibile. Sono morti da più di 100 anni. La casa è molto vecchia. Ogni tanto sprofonda. Come dice? 100 anni fa qui c'era tutta palude. Sta sprofondando tutto. Quindi anche la casa. Zio Roderick. No. Chiamami Roderick. Preferisco. Roderick. Ha già parlato con l'ospedale? Sì, l'ho fatto poco prima che tu arrivassi. Il braccio gli fa ancora un po' male, ma dovrebbe farcela in un paio di settimane. Sono preoccupata. Non devi preoccuparti per lui, perché è un Asher e noi siamo molto forti. Inoltre mi ha detto di trattarti come una della nostra famiglia. Posso farti vedere una cosa? Certo. È mia madre. È bellissima. Sì. Mio nipote ha molto buon gusto. Grazie. Vogliamo cenare? Sì. Dov'è il sale? Per favore. Non mi sono ancora abituata
Alla cucina inglese? Non ho niente contro i tuoi gusti a tavola, ma io preferisco una cucina più leggera. Più passa il tempo e più me ne convinco. I forti odori possono causare terribili mal di testa. Emicranie? Signore? Clive riferirà a sua moglie che non mi aspetto che alla mia tavola venga servita della carne di cavallo. La tua com'è? La mia è molto buona. Vuole assaggiarne un po'? No, ti ringrazio molto. Mi hai passato del tutto l'appetito. Non parliamo più di cibo. Piuttosto parlami di te. Come mai una bella donna come te ha deciso di fare il barbiere? Parrucchiera, non barbiere. Ed è una professione dignitosa. Molle, parlami un po' dei tuoi genitori. Papà fa l'elettricista e mamma lavora per la Avon. Mm-hmm. Avon, ha presente i profumi? Ma a dir la verità non era questo il mio pensiero. Che voleva dire? Godono buona salute. Mia nonna è vissuta fino a 92 anni. La mia famiglia ha una storia meno fortunata. La parte inglese di noi Asher si è ridotta, oltre che numericamente anche economicamente. Lei sembra Ryan. Personalmente non credo nella cattiva sorte. Cosa hai fatto, stupida? Non l'ha fatto apposta. Dispiaciuto per quello che è successo a cena. È stato... Siamo tutti tesi. Io vorrei andare a trovare Ryan domattina. Lei crede che il signor Derrick potrà darmi un passaggio? Oh, per favore, lascia a me l'onore di accompagnarti. Oh, capisco, giovani romantici. Probabilmente sono settimane che non dormite separate. Dal primo giorno che ci siamo incontrati. Non vedo l'ora di sposarmi. Molly. Buonanotte. Ti prego di scusarmi. Come sai, non sopporto il minimo profumo. Perché devi essere così maldestra? Non ne posso più, Clive. Prima il piatto sporco, poi dice che la carne è di cavallo. Gwendalina che versa il vino. Te l'ho detto. Devi pazientare ancora un po'. E per cosa? Me lo sai dire? Ti aveva promesso un regalo per Natale. Che cosa hai avuto? Un libro sulla vita della famiglia Asher. Non mi piace questa storia della ragazza americana. Trovati un altro posto. Non sarà facile. Non sai cucinare e non sei una donna di casa. Piantala, Clive! Ma dove credi di essere? A Buckingham Palace? Qui stiamo sprofondando nella palude. Sai che cosa me ne importa di stare a servire gli Asher? Ti avevo avvisato, donna! Oh! La prossima volta.
signora Derrick! Aveva detto che stava in ospedale. Purtroppo quando l'hanno estratto dalla macchina aveva già perso tanto sangue. Mi dispiace, Molly. No, si sbaglia. Era vivo quando l'ho lasciato. Era troppo tardi per portarlo in ospedale. Il paese è molto lontano da qui. La servitù deve badare a me. Oh mio Dio, lei è pazzo! Lei è pazzo! Devi fartene una ragione. Abbiamo fatto il possibile per Ryan. È terribile per la famiglia. Ma la famiglia deve sopravvivere. Dopo di me lui era l'ultimo degli Asher. Era il mio unico nipote. Lo amavo. Pensi che non mi manchi? Lo pensi? Nella sua stanza. No, 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 io non voglio lasciarlo. No, Ryan. È stata una giornata terribile per noi, cara. Sarà meglio riposare. Ci vedremo domani nella cappella di famiglia. Buonanotte, Molly. Buonanotte. Un altro po', signorina. Avanti, su. No, aspetti.
lasci sola. No! 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 La colazione è pronta, signorina Molly. Non ho fame. Quanto sarete qui? Manderemo un taxi fra un'ora. Come sarebbe a dire fra un'ora? Questa è un'emergenza. Ci vuole il tempo che ci vuole. Va bene, però vi prego, venite subito. Faremo appena possibile. Mi raccomando, è una cosa importante. Sì? Non ha ancora fatto colazione? No, grazie. Non ho proprio fame. Ma deve tenersi in forza. Prenda almeno una tazza di tè. Ok. Può metterlo lì sulla sedia, per favore. Lo so che lei ha altro per la testa. Ma visto che è qui, può fare qualcosa per i miei capelli? Certo. Ecco, provi con questa. Li rende... danno più lucentezza. Lo provi. Agli uomini piacciono i capelli lucidi. Davvero? Il suo tè, signorini. Devo portare via il vassoio. Bravo. Per favore. Andiamo, svelto.
circolare nelle giunture, io verrò a vederla domani. Arrivederci. Arrivederci. Ha una macchina. Lei deve essere Molly. Mi chiamo Bailey. Mi dispiace per il suo fidanzato. Roderick mi ha detto che non c'erano speranze, ma io non gli ho creduto. Invece è stato così. Questi medici di campagna non sanno niente. Ma non far nulla, voglio dire, lasciarlo morire così. Era il suo unico nipote. Secondo me ha fatto il possibile. Devo andarmene di qua. In questo posto sono tutti strani, sono malvagi. Signorina, mio padre è stato il medico della famiglia Asher per 55 anni. Forse possono sembrare degli eccentrici, ma non malvagi. Che ne pensa di Roderick? Lei parla come i contadini del luogo. Sostengono che la famiglia abbia il sangue malato a causa dei matrimoni tra consanguini. Non mi sorprenderebbe. E questa malattia li condurrebbe ad una morte precoce. E Roderick? Lui soffre di una forma violenta di artrite. È tutto qui. È certo, disturbi circolatori. Una sciocchezza. La prego, dottore, mi porti via di qui. D'accordo. Però per me fa un grosso sbaglio. Per di qua. Chi vive di sopra? Si nasconda qui. Ah, dottor Bailey, come vanno le cose? Dove vai, Molly? Il dottor Bailey è fedele solo alla famiglia Asher, mi dispiace. Solo alla famiglia Asher. Molly, si tratterà solo di una semplice visita medica. Nulla di preoccupante. Per l'amor del cielo, Roderick, vuole aspettare fuori. Oh, certo. Chiamatemi se avete bisogno di me. Per favore, si spogli. Va all'inferno. Molly, lei ha appena avuto un grave incidente. Sto bene. Posso chiedere a Roderick di farlo? Per favore, può uscire. Sono un medico. Lei è in ottima forma. Voi americani siete così atletici. Si tolga tutto. Completamente. Tutto perfettamente a posto. È in ovulazione anche. Molly. Molly, io... mi dispiace di essermi dovuto comportare così, ma... c'è così poco tempo. La mia famiglia si sta estinguendo. Ora che Ryan se n'è andato, sono rimasto l'unico. Ho il compito di lasciare un erede. Ecco perché ho scelto te. Non mi toccare. Mi fai schifo. Io non voglio farle del male. Perché non mi accetta? Donne, che posso dire? È una bellissima ragazza. Quelle gambe dritte. Assolutamente bellissima. Forse le piacerebbe un giovane un po' più in salute. Cosa intende dire? Oh, niente. Ma se le dovesse servire un sostituto, può sempre chiamarmi. Il dottore è un problema.
Non è come suo padre. Non ha tatto. Ho il timore che non abbia il dovuto rispetto. Clive, vuoi occuparti del problema? Io ho sempre sognato di fare il dottore. Purtroppo sono nato nella famiglia sbagliata. Mia madre ci ha lasciato presto soli. Mio nonno era maggiordomo, mio padre era maggiordomo. È una professione rispettabile. Ma io aspiravo a delle cose diverse. Pensavo di essere nato per cose elevate. E invece no. Si spogli, dottore. Cosa? Ho detto, si spogli, dottore. È arrivata l'ora della sua visita. Bisogno di un medico che mi assista. Tu vuoi ostacolarmi? Non è così, dottore. Ho una storia da raccontarle, dottore. È la storia di un ragazzo di strada che nessuno amava. Che venne chiuso in una gabbia. Sono parecchi giorni che non mangia ed è quasi impazzito. Mangerebbe qualsiasi cosa pur di sopravvivere. Facile come dissossare un tacchino, signore. Senza dubbio il nostro piccolo amico ci sarà riconoscente. La vita per ogni componente della nostra famiglia inizia e finisce in questo luogo. Prepariamoci a pronunciare per lui le ultime parole. Amore.
Molly, è ora. No, aspetta. È il momento di venire il nostro dolore con la preghiera. Preghiamo affinché l'anima di Ryan sia consegnata nelle mani del Signore, dove potrà unirsi alle altre generazioni che l'hanno preceduta. Generazioni che hanno patito la crudeltà e l'ingiustizia, la morte lenta e dolorosa. Possa il suo viaggio essere dolce. No, aspetta, ancora un minuto. Vi prego, voglio lasciargli il mio anello. Per favore. Eh sì. Ma fa presto. Grazie. Santo Dio, Clive, lascia la poverina un momento da sola. Thank you.
Io mi chiamo Walter. Sono il fratello di Roderick. Tu devi essere Molly. Ti ho vista arrivare. Mi dispiace della morte del tuo giovane compagno. Il ragazzo sta meglio da morto. Come puoi parlare così? Credimi, è stato meglio così. Ma era sangue del tuo sangue. Proprio così. Nessuno di noi può sfuggire alla nube che sovrasta la nostra vita. Ryan era un bravo ragazzo. Io credo che lui sia ancora vivo. È morto, Molly. Ryan è morto. Roderick ha passato mesi a preparare il vostro arrivo. O così mi dicono. Non capisco, lui... Non vedo mio fratello da 15 anni. Anche se ci separa solo un pavimento. Da ragazzi eravamo inseparabili. Ora ha paura di guardarmi negli occhi. Io sono lo specchio, mia giovane signora. Sono lo specchio del futuro di mio fratello. Il suo cervello comincerà a disintegrarsi. Vuoi passarmi quella scatola? Mia madre, Genevieve Asher, un tempo una delle più belle donne d'Europa, morta morfinomane. Oddio, guarda, questo sono io, vedi? Io devo andare. Potremmo aiutarci a vicenda. Come? Io voglio andarmene di qua. Mi rifiuto di passare gli ultimi giorni della mia vita come prigioniero di Roderick. Non la posso aiutare. Sai guidare una macchina? Io non posso andare da nessuna parte con questa cosa. Ti cercherò domattina. Potremmo scappare insieme. Mi dispiace, non posso. Tu non ti fidi di me? Non ti fidi di me? Non lo so. Non so più di chi posso fidarmi. Roderick ha fatto uccidere Ryan. Cosa? È vero. Ho visto quando Derrick l'ha tirato fuori dalla macchina, era ancora vivo. L'ho visto parlare. Perché? Perché avrebbe ucciso Ryan? Per causa tua. Per causa tua. Roderick vuole generare l'ultimo rampollo degli Asher. E ha scelto te per realizzare questo. Ecco perché ha invitato Ryan. Era soltanto una scusa per avere te qui. Non mi farei mai toccare da lui, mai. Lui ha i suoi modi. Io voglio che la stirpe degli Asher si estinga. Roderick, no. Io non vorrei mai che un parente ereditasse il mio dolore. Molly, io ti sono amico. Ti sono amico, credimi. Ti prego, devi credere. Ok. Ok, allora andiamo. Ho ancora una cosa da fare prima. Poi, domattina, fuggiremo. Ok, voglio fidarmi di te.
Le preparo la doccia, signorina. Lei è fortunata. Una volta tanto abbiamo l'acqua calda. Prenda il suo tè. Ryan è vivo, non è vero? Lei ha avuto una lunga giornata, signorina, densa di emozioni. Non è rimasto ucciso nell'incidente. È così. È così. Maledizione, mi dica cosa sta accadendo. Deve prendere il suo tè. Non si complichi la vita, Molly. Certo. Per finire come lei. Non li possiamo combattere. Beh, io ci proverò. Io amo Ryan più di qualsiasi altra cosa al mondo. Ma lei non sa cosa significa amare. È un sentimento che ho provato anch'io per Clive. Ci sposammo che avevo 15 anni. Lui era più grande di me. Ma mi faceva sentire così viva. Ero come sospesa in aria. Perché non ricominciate? È troppo tardi. Beh, per me non è troppo tardi. Sono erbe soporifere. È una cosa che mi ha insegnato mia madre. È l'unica cosa che so fare bene. Roderick la voleva addormentata. Non la posso aiutare a fuggire, Molly. Non posso. Cercherebbero di far del male a Gwendalina. C'è qualche problema? Vuoi scusarci, mia cara? Posso restare qui tutta la notte, signorina. Beva. Per piacere, lasciatemi andare. Su, beva. No!
Non ti piace il profumo, Roderick? Questo è per te, figlio di puttana. Sua passione, Sir Walter. Patate novelle. Sir Walter. Per portarti a casa. La signora... Roderick è impazzito. Lei... cammina. Ho avuto una guarigione miracolosa, bambina mia, andiamo. No, ho girato per tutta la casa. Fidati di me. Non ho trovato una via d'uscita. Presto,
Non abbiamo molto tempo. Andiamo da Ryan. È troppo tardi per... No, io so che è ancora vivo. Impossibile. Non lascerò questa casa senza di lui. Questo è impossibile. Come può farlo? Nello stesso modo in cui posso fare questo. Molly, so che sei là. Molly. Molly. Vieni con me.
Gwendalina! Gwendalina! Cammina! Walter, lascia tu, andare! Cammina! Vieni! Forza! Su! Forza, cammina! Vieni! Vieni, ragazzina! Su! Ali! Vieni! Vieni! Niente più figure di cera. Basta con i giochi per bambini. Sorridi. Fammi vedere che sorridi! Voglio vederti sorridere. Che è successo? Oh mio Dio! Walter! Walter! Deve morire, Walter! Molly! Prenderanno in quel manicomio i tipi come te, li mettono in carcere. Oh, mi dispiace. Sono così. Ma hai l'odore di una puttana! Di una prostituta! Lascerai mai entrare nel mio letto. L'idea del sesso con te mi fa vomitare. Che mi dici della doccia? Lo sento. Sta crescendo dentro di te. No, è di Ryan. Insieme possiamo creare una nuova generazione. Gli Asher. Tu hai ucciso Ryan, è così? Una morte lenta e dolorosa. E questa è la regola. Lo abbiamo drogato e poi lo abbiamo seppellito vivo. Tu sei malato come Walter. Tu sei pazzo. Veramente pensi
Che io abbia creduto che lo amassi. Sei arrivata svolazzando in questa casa in cerca del patrimonio inglese per ammucchiare una fortuna qui. Eccola! Goditela fino in fondo, piccola squadrina. È questo che sei. Tu non sei niente. Sei un barbiere. Da chi discende? Chi è la tua famiglia? Non sai neanche chi è tuo padre! Zitto, sta zitto, zitto, zitto! Ascoltino! Quale onore da parte tua invitarmi qua giù, dopo tutto questo tempo. Dimmi, Roderick, è come guardare dentro la macchina del tempo? Non capita molto spesso agli uomini di poter contemplare la propria mortalità. Io lascio un erede. Tu non hai nessuno. Un tempo io avevo qualcosa. Avevo un figlio. Tu lo hai macellato. Oh sì, io sono il padre di Ryan. E giuro sulla sua vita che non ci saranno più Asher. E questo vale anche per il tuo figlio non ancora nato. Asher, moriranno stanotte! Io ti ucciderò! Morirà, Roderick! Morirà! No.
mi sento così debole. Ora starei meglio. Alzati, Ryan. Dobbiamo andarcene di qui. Che cosa hai fatto? No. No. Andiamo, Ryan. Lui non se ne va. È il figlio di Walter. Che sta dicendo? Tuo padre è un assassino. Un assassino. Mio padre è morto. Tuo padre ha distrutto tutto quello che io ho amato. E pagherai anche per questo, Ryan. Tu e la tua famiglia dovete sparire! No, no, no. Ryan! Ryan, no, alzati! No, no, no. Io ti battezzo nel nome del padre e del figlio! Ryan, andiamocene, forza! Usciamo di qui, andiamocene. Ryan! Dove diavolo ci troviamo? Sulla cartina non c'è. Fammi vedere. Guarda. Temo che ci siamo persi, navigatore. Torna indietro. È dall'altra parte. Torniamo indietro. Intuito femminile. Thank you.
Thank you.